Comunico le assenze giustificate, che sono i consiglieri Santoni, Polazzi e Fabbri, e procedo alla trattazione degli oggetti, di cui il primo è quello relativo al verbale della commissione consiliare che si è tenuta il 13 di marzo e che, se alla fine della commissione non avrà ricevuto osservazioni, darò per approvato. Il punto 2, che è relativo alla informazione della delegata Lembi sulla presentazione del progetto in merito alla machinery istituzionale del piano per l'uguaglianza, prevedeva la partecipazione dell'assessore Calvano. Io quindi chiedo conferma a dottoressa Lembi se vogliamo slittare il punto per aspettare l'assessore, o se vogliamo eventualmente procedere con quelli che sono gli interventi previsti, come preferisce fare? Come E preferisce procedere? io Aspettiamo sarei l'assessore? per cominciare a, se volete, cioè faccio proprio un'ultima verifica per capire se fosse confermato, ma io non l'avevo confermato, l'avevo come un Ah, invito, ok. diciamo così, complessivo e Ok. giusto, perché stiamo parlando degli effetti di una legge regionale, però sarei insomma, per Allora, capire nella presentazione. a questo punto, allora, direi che possiamo trattare il punto. Io faccio una preghiera fin adesso che cercherò poi di ribadire durante la commissione, essendo che oggi abbiamo in trattazione 12 punti, molti complessi ed articolati, come anche il presente. Io faccio una preghiera fin da adesso di valutare attentamente i tempi degli interventi di ognuno, perché abbiamo veramente molte cose da discutere. Quindi procediamo col punto 2 e do la parola per l'illustrazione alla dottoressa Lembi. Molte grazie Presidente, vorrei partire da questo giusto e condiviso richiamo per dire questo. Noi abbiamo molto apprezzato il fatto che si calendarizzasse questa informazione in questa informativa al Consiglio nella sede delle commissioni consiliari ad avvio di un percorso che proviamo a raccontare brevemente. Se lei è d'accordo, piuttosto che farlo in corso d'opera per rispetto del fatto che quello che stiamo facendo è un percorso istituzionale. Quindi diremo alcune cose sul lavoro che stiamo facendo, poi se lei è d'accordo lasciamo nella scelta della commissione consiliare se vuole approfondire anche con un'udienza conoscitiva in modo più dettagliato il punto in oggetto a maggio, a giugno, quando preferisce, provando a dare an ancora più attenzione alle cose che stiamo brevemente presentando oggi, ben rispettose del fatto che il Consiglio metropolitano è già convocato e che la Commissione deve dare priorità ai punti all'ordine del giorno in Consiglio. Se lei è d'accordo, procederemo in questo modo. Io sono d'accordo, anche perché il punto che lei illustra oggi è molto interessante, molto importante, e oggi saremo un po' costretti, mio malgrado, a essere un po' Tagliare con trancianti. Quindi, l'accetta. invece, una commissione dedicata sarebbe il luogo giusto, opportuno, e che potrebbe dare la possibilità anche ai consiglieri di andare assolutamente nel dettaglio come merita questo tema. Quindi direi che personalmente trovo la sua proposta condivisibile, mi rimetto a quello che è la valutazione anche degli altri consiglieri, ma credo che, insomma, quello che dico Perfetto. lei sia molto saggio. Quindi proceda Allora, pure. intanto diamo qualche accenno al procedimento istituzionale in corso e poi deciderà la Commissione come proseguire. Voglio dire che mi fa particolarmente piacere il fatto che ci sia anche la delegata Giulia Sarti, che di questi percorsi si occupa per delega del sindaco e che ben conosce questo lavoro, essendoci noi confrontate più volte. E poi mi fa molto piacere che siano presenti subito dopo di me e darò loro la parola immediatamente, le Signore di Orlando, che è l'associazione con cui abbiamo condiviso questo nuovo progetto. Piccola premessa, noi oggi stiamo discutendo di una competenza istituzionale. Voi sapete che la legge Delrio affida la delega, la funzione delle pari opportunità alle città metropolitane. Il piano per l'uguaglianza che il Consiglio metropolitano ha adottato nel luglio di 2 anni fa
si è molto concentrato in 5 capitoli diversi sulle azioni previste in questo ambito e quindi su cosa pensiamo sia necessario fare per favorire l'uguaglianza, e un capitolo, l'ultimo, ricorderanno consiglieri e consiglieri, intitolato Machinery istituzionale, prevedeva che si discutesse anche di come affrontare questa delega istituzionale nel rapporto con i 55 comuni del territorio. Dico subito che noi avevamo mosso i primi passi con gli uffici della città metropolitana e poi abbiamo incontrato un bando della partecipazione della regione Emilia-Romagna e abbiamo presentato, avendo partner l'associazione Orlando, che di percorsi partecipati ha una grandissima esperienza, abbiamo presentato questo progetto e abbiamo ottenuto il massimo del finanziamento possibile. Quindi, in modo molto pionieristico, a mia conoscenza è la prima volta che questo accade, una città metropolitana si sta ponendo la seguente domanda: com'è che svolgiamo il lavoro di questa delega istituzionale in rapporto con i 55 comuni? Sia chiaro, questa è una materia del Consiglio metropolitano, quindi quello che sta facendo il piano per l'uguaglianza è di costruire una proposta articolata in più punti da mettere sulle spalle nella competenza e nella scelta del Consiglio metropolitano al termine dei mesi di percorso partecipato previsto dalla legge regionale, cioè a fine settembre. Per questo per noi era importantissimo arrivare che questo incontro con la Commissione fosse il primo di molti altri incontri che presenteranno le signore di Orlando, focus group, interviste, iniziative pubbliche, che si svolgeranno da qui fino a fine settembre. L'evoluzione di queste proposte, il piano per l'uguaglianza ipotizzava una cabina di regia con le assessore, una cabina di regia con i distretti, un'assemblea con le assessore, un'assemblea dell'uguaglianza con i comuni del territorio. L'insieme di queste proposte verranno poste poi sulla scelta del Consiglio metropolitano al termine di questo percorso e quindi a fine settembre. Avevo piacere di aggiungere solo una piccolissima cosa. La legge regionale prevede che questo percorso si apra e si chiude con una sospensione di ogni decisione dell'ente in materia e anche con la previsione di dotarsi di alcuni organismi che monitorino l'attuazione di questo processo, di questi 6 mesi sono sostanzialmente, che noi abbiamo pensato di articolare in questo modo. Il tavolo di negoziazione, ossia quell'organismo che dovrebbe essere convocato nel caso ci fossero idee diverse, comunque proposte da ricomporre in un'unica proposta, abbiamo previsto che fosse a garanzia delle più ampi punti, delle diverse opinioni che ci siano, che sia composto anche da presidente di prima e di seconda commissione della città metropolitana di Bologna. Ringrazio fin da subito i presidenti che hanno accettato la nostra proposta, e anche da CGIL, CISL e UIL, quindi da tutti i sindacati presenti sul territorio, nonché da alcune esperte in ambito di lavoro e associazionismo delle donne presenti sul territorio metropolitano. Aggiungo un piccolo organismo di garanzia del lavoro che si sta svolgendo, a cui personalità a nostro parere di grandissimo prestigio e autorevolezza hanno accettato gratuitamente di farvi parte, che sono il professor Donati, voi sapete esperto anche di questioni istituzionali, ha collaborato a lungo con la città metropolitana, la professoressa Faralli, a capo dell'associazione Comene e anche dell'associazione Fidapa, e la presidente Masotti, che ha una lunga esperienza amministrativa, attualmente a capo dell'Istituto Ramazzini. Ecco, tenevo a dare queste prime informazioni perché il nostro intento è quello di essere, cioè di fare una cosa seria, di costruire, di dare davvero gambe ad una delega, quella delle pari opportunità,
troppo spesso un po' lasciata al buon cuore delle singole persone, noi abbiamo trovato grandissime competenze e che noi vogliamo anche rafforzare nei modi istituzionali con cui costruire decisioni e azioni su tutto il territorio metropolitano. Mi fermo qua, Presidente. Molto bene, e nel frattempo si è collegato l'assessore Calvano, quindi le chiedo se a questo punto dargli la parola. Certamente, se l'assessore preferisce adesso o subito dopo l'intervento delle signore di Orlando, come preferisce l'assessore? Abbiamo l'assessore. A Orlando, farei fare Orlando, Presidente, se non ti dispiace, perché mi sono proprio collegato pochi minuti fa, quindi... Perfetto, allora procediamo. Grazie mille, procediamo. Darei la parola per Orlando, abbiamo diverse persone, ditemi voi chi vuole intervenire. Parlerò io per Orlando, sono Fernanda Grazie. Minuz, cercherò di essere estremamente sintetica per rispettare i tempi del vostro lavoro. Sì. Non volevo essere troppo pressante, ma purtroppo oggi... Si può capire. Grazie Marcella. No, io ci tenevo in primo luogo a sottolineare l'assoluta innovazione di questo progetto. Perché solitamente i processi partecipati hanno a che fare con le decisioni che riguardano una specifica politica, uno specifico atto di decisione politica, può essere una piazza, un percorso di pista ciclabile, ma può essere anche qualcosa di più complesso, ma qualcosa di estremamente delimitato. Questo è un processo partecipato che secondo me in maniera molto, secondo noi che abbiamo cercato di accompagnare il percorso di progettazione che veniva svolto dallo staff del piano per l'uguaglianza di genere. Ecco, qui l'elemento di innovazione è il fatto che quello che viene messo a giudizio del processo partecipato è il processo decisionale e di consultazione che consente la messa a punto di politiche di genere che vengono poi definite e stabilite negli organismi ovviamente di rappresentanza, negli organismi politici competenti. Ma quello che è importante è che si interroga proprio su come si possono attuare, qual è la governance delle politiche di genere a livello del territoriale della città metropolitana. È uno scarto, secondo noi, molto molto significativo. In questa costruzione di questo percorso partecipato abbiamo cercato di prima di tutto proseguire il lavoro di consultazione molto ampio che già ha portato alla costruzione del piano dell'uguaglianza di genere, ma anche di tenere conto di tutte le competenze ed esperienze accumulate sul territorio. Quindi verranno coinvolti nel processo sia i rappresentanti delle amministrazioni in quanto appunto quelli che decidono, promuovono, realizzano le politiche di genere. I tecnici delle amministrazioni dei comuni e dei distretti, cioè le funzionari e i dirigenti che in questi anni hanno realizzato queste politiche e che continueranno ad essere un asse portante nella realizzazione delle politiche, e la società civile che già oggi è coinvolta in alcuni tavoli, ma per la quale la machinery messa a punto, proposta nel piano dell'uguaglianza, prevede un ruolo specifico. Quindi, oggetto del processo, come diceva prima Simona Lembi, è proprio l'insieme degli organismi che governano le politiche di genere a livello di città metropolitana. E per delineare appunto quelle che possono essere le competenze, gli scopi, la composizione di questi organismi, chi partecipa, per fare che cosa, con che limiti, in relazione a come, con gli organismi che sono invece preposti alla decisione politica in senso stretto. Quindi questo è il percorso, si articola in 5 fasi. E ne abbiamo conclusa una, stiamo concludendo una fase di ricognizione dello stato dell'arte. È stato inviato un questionario ai comuni e
sulla base dei quali noi cerchiamo appunto di trarre alcune indicazioni su ciò che già sta avvenendo, comincia ora una seconda fase, che è la fase vera e propria, in cui si cominciano ad elaborare le idee, si raccolgono nel territorio i bisogni, e questa fase si articolerà in tre momenti: una serie di interviste con testimoni privilegiate che sono state attive nell'ambito delle politiche per l'uguaglianza e in genere per le politiche per le pari opportunità e la lotta alla discriminazione e alla violenza, che ci diano un po' un quadro, una prospettiva anche storica in cui inserire l'intervento, e due serie di focus group, una rivolta ai funzionari e ai dirigenti, alle funzionarie e alle dirigenti dei comuni e dei distretti della città metropolitana, l'altra serie invece rivolta a rappresentanti della società civile organizzata. E in questi focus group noi cercheremo di discutere e di valutare prime ipotesi riguardo a questa machinery. Verrà inviata in questi giorni una lettera di invito a tutti i comuni della città metropolitana e distretti, quindi colgo l'occasione per sollecitare appunto la partecipazione a questi focus group. Tutto ciò porterà a luglio, dopo le elezioni che porteranno all'insediamento anche di nuove amministrazioni o al rinnovo delle amministrazioni esistenti. Ci sarà una fase di informazione rivolta a tutte le amministrazioni della città metropolitana, e al seguito della quale verrà svolta il clou, diciamo, del percorso partecipato, che è una consultazione di tipo partecipato secondo la tecnica del World Café, a cui tutti i soggetti, quindi società civile, apparati tecnici dei comuni e amministratori, sono chiamati a discutere per appunto valutare l'efficacia, gli obiettivi e le strutture della machinery istituzionale. Si conclude con una assemblea di presentazione al pubblico, un'assemblea secondo modalità partecipative, e poi, come diceva prima anche Simona Lembi, il tutto viene riportato al Consiglio. A questo consiglio per la presa in carico e la valutazione del lavoro che è stato fatto. Il lavoro è accompagnato da organismi di garanzia e tavolo di negoziazione, e il lavoro quindi si concluderà si deve concludere il 29 settembre di quest'anno. Spero di essere stata chiara, perché è un processo un po' lungo. Sì, sono pronta a rispondere alle domande. No, la ringrazio sicuramente, anzi stavamo ragionando con la dottoressa Lemi che poi magari la commissione che dedicheremo a questo tema potrebbe essere anche in congiunta col Comune di Bologna, quindi avremo sicuramente il tempo e lo spazio per ragionare meglio su tutto. E a questo punto, se è d'accordo, darei la parola all'assessore Calvano, che non vedo più, ma sono sicuro che è collegato. Ci sono, mi vedete, mi sentite? Prego. Grazie mille Presidente, grazie a Simona Lembi per l'invito ad essere qua con voi oggi. Per noi questo progetto portato avanti dalla città metropolitana di Bologna è stato un progetto meritevole del finanziamento regionale, anche con un punteggio importante. E quindi siamo contenti che sia dentro il pacchetto dell'investimento regionale sui processi di partecipazione che abbiamo fatto quest'anno e che si andrà a concludere appunto entro le tappe previste prima indicate. Alcune considerazioni. La prima è l'ulteriore segnale, anche dopo il piano per l'uguaglianza, di come la città metropolitana di Bologna intenda agire la funzione che le è stata data su questo tema delle pari opportunità, delle politiche di genere. Perché lo dico? Perché non è sempre scontato. Ci sono situazioni nelle quali le funzioni che vengono date agli enti rimangono sulla carta o vengono agite in maniera esclusivamente burocratica. Qui invece, dal piano per l'uguaglianza fino ad arrivare a questo progetto e a quello che seguirà questo progetto,
siamo in presenza di una volontà esplicita molto forte di Città Metropolitana di Bologna di agire questa funzione. La scelta, oltretutto, e qui vengo al progetto, di individuare la machinery, la governance di questa funzione in modo condiviso attraverso un processo partecipativo rafforzerà quella governance stessa. Ne determinerà prima di tutto il fatto di che ci sia pervasività su questo tema su tutti i comuni della Città Metropolitana, perché per noi diventa importante e fondamentale che su un tema così delicato, così importante, come quotidianamente vediamo, ci sia adeguata consapevolezza sul territorio. E quindi progetti partecipativi come questo aiutano a far crescere la consapevolezza sul territorio e quindi all'interno della società. L'altro aspetto qual è? Che ogni tanto ci diamo delle strutture di governance che poi non vengono utilizzate come si deve, magari perché vengono percepite come strutture di governance lontane rispetto alle quali uno non si sente realmente partecipe. Qui cosa succede? Che le strutture di governance sono gli stessi attori che se le danno attraverso il processo partecipativo e quindi avranno l'occasione, sentiranno queste strutture di governance come strutture di cui non fanno parte obbligatoriamente, ma ne fanno parte perché le hanno volute loro. È un po' lo stesso meccanismo che scatta quando ci sono processi partecipativi legati alla realizzazione di un'opera pubblica. Creano maggiore consapevolezza sul territorio sull'essere pubblica di quella struttura, sul fatto che sia una struttura dei cittadini per i cittadini. Lo stesso si verificherà, ne sono certo, dopo questo progetto. È importante ovviamente per noi, per Regione, il rispetto della tempistica che vi siete dati e che, come ci ha detto la rappresentante dell'Associazione Orlando, insomma, sono tappe forzate ma che come dire, ci obbligheranno anche a raggiungere l'obiettivo. L'altro elemento fondamentale nei processi partecipativi, ma la Città Metropolitana di Bologna lo sa bene, i protagonisti di questo processo lo sanno bene, è fare in modo che l'esito del processo partecipativo poi si trasformi in sostanza, perché è il riconoscimento dell'importanza della partecipazione. Questo vale in tutti i processi partecipativi, è una delle raccomandazioni fondamentali che mettiamo in campo per dare davvero sostanza alla partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche. Quindi siamo ben contenti di essere qua con voi in questo momento di partenza, saremo altrettanto contenti di essere con voi, se lo riterrete opportuno, quando si arriverà al momento finale e si sarà la raccolta di quello che è il risultato di questo bel progetto di partecipazione dei cittadini e delle istituzioni. Grazie mille. Grazie a lei, Assessore. Sì, è un grande lavoro e grande testimonianza del fatto che la Città Metropolitana esiste e combatte assieme a noi, insomma, diciamocelo. Quindi, se a questo punto la dottoressa Lembi è d'accordo, darei la parola alla delegata Giulia Sarti, visto che è presente cortesemente. Prego. Sì, grazie Presidente. Giusto due parole per intanto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questo importante progetto e grazie anche alla Regione per questo importante riconoscimento. Aggiungo e sottolineo, in linea un po' con tutto ciò che avete detto fino ad ora, l'importanza del fatto che la Città Metropolitana in questo modo assolve ad un ruolo importante che non è semplicemente quello di agire e avere e sostanzialmente tradurre in azioni concrete questa funzione legata alle politiche alla parità di genere, ma anche a quella sostanzialmente di essere un perno di collegamento, di coordinamento e di diciamo di un ente di servizio per un'utilità che vada diciamo ad aiutare i comuni del nostro territorio
e sia per le unioni chiaramente, sia per tutti i singoli comuni dell'area metropolitana. Questo perché lo abbiamo detto, spesso le politiche di genere, le politiche per l'uguaglianza non sono non per motivi ostativi chiaramente, ma proprio anche per motivi in qualche modo di raccordo, di priorità, di tante emergenze che devono svolgere i nostri enti locali, spesso purtroppo non riescono a concretizzarsi in azioni concrete, non perché non ci sia la volontà, come si è detto, ma a volte proprio perché manca una struttura, una governance e delle azioni condivise. Motivo per il quale questo progetto è fondamentale proprio per dare una struttura che sia sostenibile, che sia stabile anche in futuro. Quindi l'importanza di avere adesso questo tipo di percorso partecipato consentirà in ottica di visione non emergenziale, non mensile, non annuale, ma anche pluridecennale, di creare e dotare tutta la nostra area metropolitana e i nostri comuni di una struttura che possa funzionare anche in futuro. Quindi questa è l'innovazione forte, oltre a quello che è stato ripetuto da Fernanda Minuz dell'Associazione Orlando e da Simona Lembi e dall'assessore Calvano. Cioè il fatto di esserci ora con questo percorso partecipato per poter in qualche modo assolvere alle funzioni e far capire ed esserci per tutti i comuni con azioni concrete che si tradurranno comunque in tante iniziative e in una governance stabile per tutti i prossimi anni. Quindi diciamo auguri a tutti noi per questo bellissimo percorso che sarà sicuramente d'esempio, speriamo, anche per tanti altri settori e che si tradurrà sicuramente in azioni concrete molto importanti per il nostro territorio e di avanguardia, se possiamo dirlo, anche per magari essere da stimolo per altre aree della nostra regione e del nostro paese, sicuramente. Perfetto, la ringrazio. E allora, come di consueto, mi rivolgo ai colleghi consiglieri se ci sono domande riguardo quello che abbiamo detto, al netto che insomma ci siamo anche detti che approfondiremo sicuramente il tema, però se al momento c'è qualcuno che volesse intervenire, sono molto ben volentieri anche per qualche approfondimento. Bene, se non ci sono domande, ridarei la parola alla dottoressa Lembi per un'eventuale Grazie chiusura. Presidente. Io se la Commissione, come lei ha già anticipato, se le Commissioni condividono, facciamo una sorta di udienza conoscitiva in modo da approfondire un po' le questioni a cui abbiamo davvero appena fatto cenno. La cosa che a noi premeva era partire dalla istituzione, visto che è compito delle istituzioni indicare qual è la governance di una delega affidata dalla legge alla città metropolitana. Per noi era importantissimo partire da qui, come si dice, aprire le danze e tornare a fine settembre, inizio ottobre con l'esito del percorso partecipato. Sarà compito del Consiglio metropolitano accettare totalmente, parzialmente, rifiutare, capire un po' qual è questa possibile macchina istituzionale. La cosa importante è che in questo percorso partecipato noi non mischiamo le competenze. La scelta rimane una scelta istituzionale, l'adozione rimane un'adozione istituzionale, il percorso partecipato rafforza, vuole nelle intenzioni rafforzare la proposta da mettere nella competenza e sulle spalle del Consiglio metropolitano. Quindi molte grazie per la vostra prima attenzione e confidiamo il prima possibile, se siete d'accordo anche a maggio, di formalizzare un ulteriore incontro. In modo da, o giugno, come preferite, in modo da raccontare anche gli incontri, le interviste, gli appuntamenti che via via stiamo organizzando in queste settimane. Mi permetta di Molto ringraziare bene. molto l'Associazione Orlando per il grande know-how, le competenze che ha messo a disposizione di questo progetto e
assessori, delegati, assessore, delegate, la dirigente del settore che vedo collegata e tutto lo staff del Piano per l'Uguaglianza per insomma, la presenza e l'attenzione e le competenze. Perfetto, mi associo ai ringraziamenti e a questo punto rimandiamo, come ci siamo detti, a una commissione specifica. Io saluto anch'io tutti e ringrazio per la partecipazione. E a questo punto passerei al punto successivo, che è la surroga del consigliere metropolitano Diego Bacciglieri con il primo candidato utile dei non eletti del gruppo Uniti per l'Alternativa, che è il signor Nicolas Vacchi. Ci dà qualche elemento la dottoressa Monari. Grazie Presidente, buongiorno. L'articolo 45,1 del TUEL e l'articolo 1,39 della legge 56 disciplinano le ipotesi di vacatio di uno o più seggi consigliari, per cui ricorrendo nelle condizioni i seggi che sono divenuti vacanti per qualunque caso sono attribuiti ai candidati che appartengono alla stessa lista metropolitana che avevano ottenuto la maggior cifra elettorale ponderata. L'articolo 38,8 del TUEL, che riguarda il funzionamento dei consigli e la surroga dei consiglieri e la disciplina degli articoli 4 e 7 del regolamento metropolitano per il funzionamento del consiglio metropolitano, disciplinano nel dettaglio i casi di entrata in carica e di dimissioni dal ruolo di consigliere, in particolare disponendo che i consiglieri metropolitani entrino in carica in caso di surroga, al momento dell'adozione della delibera di convalida e che il Consiglio provveda alla suddetta surroga entro 10 giorni dalle dimissioni del consigliere uscente. Per cui, come sapete, il 17 aprile il consigliere Bacciglieri ha rassegnato le proprie dimissioni, è rimasto quindi vacante un seggio da attribuire al candidato che nella lista 4, Uniti per l'Alternativa, ha ottenuto la maggior cifra individuale dopo l'ultimo eletto o consigliere subentrante. Risulta dal verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale metropolitano che il primo candidato utile della lista 4 sia l'avvocato Nicola Svacchi, attualmente consigliere comunale del comune di Imola, il quale ha accettato la carica consigliere metropolitano e per il quale sono state acquisite tutte le necessarie dichiarazioni sostitutive in ordine attestante l'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica. Quindi sì, con questa delibera si procede alla surroga, si chiede di votare anche l'immediata eseguibilità al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori consigliari e di consentire già alla consigliere Vacchi, se presente, la partecipazione già dalla seduta odierna. Grazie. Perfetto, salutiamo quindi il consigliere Bacciglieri, diamo il benvenuto al consigliere Vacchi. La consigliera Bertoni ha alzato la mano, prego. Grazie, brevemente, più una curiosità che diciamo una cosa particolare, però ho visto nella delibera che appunto avete ad oggetto la surroga di Bacciglieri in favore di Vacchi, che c'è questa dicitura che l'ingresso del nuovo consigliere comporta una modifica dal punto di vista economico sul bilancio dell'ente. Non so, volevo domandare perché insomma i consiglieri non hanno un compenso, chiaramente non viene modificato il numero dei consiglieri, a che cosa si riferisse. Grazie. Ci aumentano lo stipendio, consigliere Bertone, da 0 a 0,0. Esatto, ma il doppio di 0 è sempre 0. Scusate. Se posso, Presidente? Prego, ci mancherebbe, era solo una sciocchezza. Non non comporta un aumento, comporta riflessi, perché comunque qualora il consigliere Vacchi avesse, ovviamente non c'è compenso, non c'è gettone, però ci sono delle spese, ci sono dei capitoli previsti per il rimborso, per i permessi. E quindi è una dicitura che viene inserita, non comporta modifiche, ma comporta comunque potenzialmente riflessi diretti sull'aspetto economico-finanziario dell'ente.
legato a questo limitato aspetto che è previsto dal disciplinare delle prerogative del consigliere. Perfetto, grazie, grazie mille dottoressa Monari, sempre molto chiara, e a questo punto se non ci sono altre domande darei per trattato il punto e passerei all'oggetto numero 4, che è l'approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2023 e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Villa Smeraldi. Illustrano la dottoressa Trombetti e presenta la relazione la dottoressa Fini. Io sono costretto a ricordare la richiesta di brevità che ho fatto in principio, al netto della chiarezza dell'esposizione, ovviamente, non voglio... Grazie. Prego, dottoressa Trombetti. Allora, c'è prima... Allora, la presidente Fini... interviene sinteticamente descrivendo il piano delle attività, poi io faccio un piccolo commento sugli aspetti economici. Perfetto, io mi attenevo al prospetto che mi hanno dato, ma ci mancherebbe. Prego, la parola alla dottoressa Fini. Buongiorno a tutti, chiedo scusa ma devo aver sbagliato il collegamento, non riesco ad accendere la videocamera. D'altra parte sono anche raffreddata, quindi forse è meglio che non ci vediamo e rimaniamo così nell'anonimato. Allora, io vado molto velocemente come da lei richiesto, raccontando che il 2023 è stato un anno molto intenso dal punto di vista delle iniziative che si sono realizzate al museo. Perché innanzitutto abbiamo avuto la celebrazione del compleanno del museo che ha compiuto 50 anni dal momento della sua fondazione per volere della provincia di Bologna. Ma non solo era questo anniversario, c'era anche l'anniversario dei 60 anni dal momento in cui i contadini della Bassa hanno cominciato a raccogliere questi oggetti e a conferirli attraverso poi la costituzione di quella che citiamo sempre, cioè l'associazione Gruppo della Stadura, che è stato l'anima fondante di questo museo. Questa celebrazione ha visto la presenza di amministratori, volontari, in sostanza cittadini semplici, coloro che in un qualche modo hanno contribuito a creare questa realtà. Poi, in occasione di questo evento, abbiamo lanciato una pubblicazione dalla Stadura al Museo che racconta un po' la storia di come questo museo è nato. Abbiamo avuto alcune inaugurazioni di cui siamo molto orgogliosi. La prima riguarda la biblioteca. Il museo ha una biblioteca molto fornita che non aveva una collocazione adeguata. Siamo riusciti ad avere i mobili per contenere i libri, alcuni molto antichi e molto preziosi, in maniera che possano essere maggiormente conservati, e con l'intervento di due operatrici di servizio civile, con i volontari sempre di Stadura e con la presenza della cooperativa Anima, a cui, come sapete, ha affidato l'appalto per la gestione della locanda, ma anche per una serie di servizi che vengono recati al museo. Ecco, con queste sinergie siamo riusciti a pulire tutti i libri, trasferirli e andarli a collocare in un piano della villa in cui a questo punto sono maggiormente accessibili. Aggiungo che è stata fatta anche l'inaugurazione della nuova sezione della canapa, una sezione che non è stata modificata nel suo percorso, in quanto è stata mantenuta l'impostazione voluta a suo tempo dal professor Poni, ma si è provveduto a, come dire, ripulire i pannelli che erano molto datati, avevano anche questi una cinquantina di anni, ma soprattutto ad inserire dei materiali multimediali e quindi la possibilità di fruire attraverso l'utilizzo di QR code, di video che documentano la lavorazione della canapa o attraverso un monitor touch di andare a cogliere alcuni aspetti relativi soprattutto alle parti tessili. Altre attività hanno proseguito in continuità, come l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio. Il Dipartimento Educativo in questo anno ha realizzato 360 tra laboratori e visite guidate e 6 settimane di centro estivo. La maggior parte dei fruttori sono scuole di ogni ordine e grado della provincia di Bologna e città metropolitana, e abbiamo però anche alcune frequentazioni da parte di Modena e di Ferrara. Come sempre sono state realizzate le rievocazioni storiche che danno anche la possibilità di offrire una possibilità agli agricoltori del territorio in modo tale da favorire
come dire, la promozione di prodotti a chilometro zero e sono state realizzate anche delle iniziative per gli adulti, in particolare delle visite guidate, dei workshop di tintura naturale, filatura e tessitura, e questo realizzato dalle docenti dell'atelier Trame Tinte d'Arte che all'interno del museo ha anche realizzato un appuntamento chiamato il salotto, che è un momento di incontro e di socialità per condividere antichi saperi. Passiamo alle tradizioni. Nel solco della tradizione sono stati proposti degli spettacoli di burattini e di marionette e nel giorno di Pasquetta è stata aperta la storica balera in Canto Verde con un'iniziativa dedicata a Leonildo Marcheselli e visto il grande successo che ha ricevuto a questa iniziativa ha poi seguito un corso di balli tradizionali che ancora oggi viene realizzato e che ha molto successo. Collaboriamo con il Servizio Territorio Turistico Bologna-Modena e quindi sono stati sviluppati dei prodotti turistici per favorire la visita al museo da parte di turisti di prossimità e anche turisti stranieri, così come partecipiamo, abbiamo promosso le iniziative sempre per valorizzare il territorio dell'Andar per Maceri, ma anche i colori di Villa Smeraldi per Vivi il Verde. Inoltre, e questa è l'ultima cosa che vi dico per completare il quadro, il 3 dicembre abbiamo ospitato l'iniziativa Mettiti nei miei panni in occasione della giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità e che è stata promossa nell'ambito del piano per l'uguaglianza di città metropolitana, quindi con la dottoressa Lembi. E in questa occasione abbiamo visto la partecipazione di diverse associazioni. Allora, non vi ho raccontato tutto, sono state anche altre le azioni che sono state svolte nel corso del 2003, volevo semplicemente dare l'idea di come questo museo continua a non essere assolutamente ripiegato su se stesso, ma continui a cercare un rapporto costante con il territorio, con le istituzioni, con le associazioni e in questo senso si confermi un museo di comunità anche per la relazione che continua ad avere con i donatori che quasi quotidianamente vogliono conferirci materiali che ritrovano, oggetti che hanno un significato particolare nella storia del lavoro e del modo di vivere delle nostre campagne. Chiudo con dei ringraziamenti perché l'attività di questo museo è un'attività, come spero di avervi dimostrato, estremamente eterogenea e molto vasta, quindi ringrazio assolutamente le operatrici all'interno del museo, quindi la dottoressa Albertazzi e la dottoressa Biondi, perché è davvero è alla loro passione, alla loro professionalità e anche capacità organizzativa che dobbiamo i ringraziamenti per riuscire a realizzare tutto questo. Ringrazio la direttrice che dopo di me esporrà la parte di bilancio per l'attenzione sui temi organizzativi, ma in generale voglio davvero ringraziare tutti i settori di Città Metropolitana perché il successo di questi di questo anno che si aggiunge ai precedenti ma ci porta sempre più soddisfazioni è sicuramente dovuto all'attenzione che Città Metropolitana sta rivolgendo all'istituzione Villa Smeraldi sia per quanto riguarda gli aspetti del patrimonio di conservazione di intervento rispetto alle cose che devono essere fatte ma anche per quanto riguarda la comunicazione per la parte amministrativa, per la parte contabile. Non abbiamo un bilancio estremamente grande ma vi posso assicurare che all'interno di quel bilancio ci stanno davvero tante tante peculiarità e quindi davvero ringrazio di cuore a nome anche di tutto il CDA per l'attenzione che ci viene riconosciuta continuamente. Io mi fermo qua e ovviamente se ci sono domande e approfondimenti sono qui. Perfetto, sì, sono personalmente io che ringrazio voi, nel senso che noi consiglieri purtroppo a volte siamo costretti a correre da una parte all'altra, insomma sapere di avere persone come voi che presidiano luoghi così importanti è veramente fondamentale. A questo punto darei la parola alla dottoressa Trombetti, prego. Sono molto molto veloce perché illustro solo i dati di bilancio, ma anche io devo fare un ringraziamento perché essendo un'istituzione
ha un suo bilancio, una sua gestione contabile complessa, quindi qui presente Elena Baraldo, ma che insieme alle altre colleghe del settore istruzione, come dire, gestisce la parte contabile, mentre invece la parte amministrativa è gestita direttamente dall'area. E allora mi concentro, penso, sulle entrate, che probabilmente è, come dire, il dato più rilevante. Il museo ha accertato nel 23 219.000 euro di entrate. Come sono composte queste entrate? C'è il contributo al fondo di dotazione da parte di Città Metropolitana, che è pari a 50.000 euro, e poi ci sono i comuni amici del museo che hanno contribuito anche alla sua fondazione, in particolare il comune di Bentivoglio, il comune di Castelmaggiore, a cui poi si è aggiunto il comune di Bologna, che contribuiscono anche con un ruolo della Unione Reno Galliera a una dotazione di circa 33.000 euro annui. Le attività istituzionali e commerciali del museo, che vuol dire biglietteria, merchandising, noleggio sale, sono pari a 25.000 euro. Abbiamo avuto un contributo importante dalla regione quest'anno sulla legge 18 per 33.000 euro, e poi ci sono le attività con alcune imprese con cui collaboriamo, cito in particolare Fico e Granarolo, pari a circa 6.000 euro, e poi un intervento specifico sempre di Città Metropolitana, settore istruzione, per progetti nelle scuole, pari a 6.000 euro. Ecco, questa è la dimensione delle entrate. Riguardo alle spese di maggior rilievo, c'è sicuramente un rapporto importante grazie a un convenzionamento con l'associazione La Stadura, che citava prima la Presidente, con cui condividiamo la realizzazione del piano programma. Le seconde spese importanti sono relative all'attività didattica, e quindi abbiamo un rapporto con una cooperativa che è Prospettiva, che realizza, come dire, una parte importante dei servizi di assistenza e promozione didattica, in più le attività con la cooperativa sociale Anima. Spese consistenti sono pari circa a 21.000 euro, che danno senso anche sono relative a tutto il tema della manutenzione e gestione del museo e del parco, che voi sapete è un parco storico complesso, abbiamo un pomario importante da mantenere, e quindi, come dire, anche su questo noi investiamo annualmente proprio per garantire uno stato dei luoghi. Poi anche recentemente la commissione è venuta in visita, uno stato dei luoghi che è uno stato ottimale, anche grazie al ruolo dei servizi del settore di Città Metropolitana. Ecco, io non aggiungerei altro sulla parte contabile, ma sono a disposizione naturalmente. Molto bene, grazie veramente ancora per tutto il lavoro che è stato fatto, e darei la parola ai consiglieri se ci sono eventuali dubbi, domande o cose da porre. Ok, niente, se non ci sono questioni o domande, ringrazio ancora la Presidente Zini, la dottoressa Trombetti, e passerei al punto successivo, che è quello relativo all'approvazione del rendiconto della gestione 2023 e relazione istruttiva del Consiglio di Amministrazione per l'istituzione Gianfranco Minguzzi. Introduce la consigliera Corsi, che vedo collegata. Sì, grazie Presidente. Come dire, mi unisco anticipatamente, sottolineo quei ringraziamenti che la Presidente Fini aveva fatto per quanto riguarda Villa Smeraldi, ovviamente per quello che riguarda l'istituzione Minguzzi, dove come dire, sicuramente vi è un'attività solerte di attenzione a quello che è il territorio e soprattutto di raccordo con la città metropolitana. Credo sia importante sottolineare come in questo 2023, diciamo, oltre a delle linee di lavoro che avevamo già avuto modo di evidenziare nella fase appunto del bilancio di preventivo del 2023, si siano accostate anche lungo l'annualità attività che hanno davvero Io non ti sento più. Credo che la consigliera Corsi
si sia frizzata, come si dice in gergo. Aspettiamo qualche secondo, magari le mando un messaggio. Scusa, ma mi aveva buttato fuori il sistema? Maleducatissimo, maleducato. Veramente, non vi vedevo più e ho detto che cosa è successo. Quindi stavo dicendo appunto, tra questi progetti sicuramente, come dire, mi preme sottolineare il progetto di Abitare Molto Sociale, che vede l'istituzione Minguzzi collaborare ovviamente con il settore politiche abitative di Città Metropolitana, ma anche con Acer. Similmente ricordo la grande attività all'interno, diciamo, dell'ambito dell'amministrazione di sostegno, volto da Sostengo, anche con importanti eventi realizzati nel corso del 2023, e mi riferisco soprattutto ad un punto dello scorso ottobre, in cui si è analizzata sostanzialmente quella che è stata la legge sull'amministrazione di sostegno con un grande lavoro di rete che l'istituzione ha fatto con tutto il territorio metropolitano. Il riferimento all'attività, diciamo, del 2023, 5 le linee d'azione su cui la istituzione ha lavorato: la promozione della salute mentale, che possiamo evidenziare come l'elemento diciamo di nascita che più caratterizza ovviamente l'istituzione Minguzzi, con un lavoro con i territori, con l'ASL Bologna e Imola in riferimento al budget di salute. Per quello che riguarda anche tutto il tema della formazione e ricerca nell'ambito delle politiche sia sociali che educative, e quindi con un lavoro di raccordo anche con l'area, diciamo, dell'istruzione all'interno del settore sociale, ovviamente anche un grande lavoro nell'ambito di quello che è il welfare culturale, non solo in relazione all'attività della biblioteca del Minguzzi, ma anche e soprattutto in relazione a quello che è il percorso, diciamo, che intercetta gli archivi, che intercetta le biblioteche, che intercetta anche il teatro, proprio per portare sostanzialmente argomenti di riflessioni che stanno all'interno dell'ambito sociosanitario in una dimensione appunto volta a diffondere anche idee, competenze sul territorio. Un'ultima battuta la spendo perché ritengo, ecco, importante anche diciamo il lavoro fatto sempre in collaborazione col settore sociale sulle politiche giovanili, che ha visto la redazione di un report importante su quelle che sono state le politiche portate avanti dall'allora provincia, oggi Città Metropolitana, e che, come dire, sarà oggetto anche di approfondimento proprio come consiglio, nella volontà di evidenziare come diciamo dal punto di vista di Città Metropolitana avere un'istituzione che collabora in quelle che sono le linee di lavoro comune ci permette sicuramente di avere anche un'azione amministrativa più efficace. Con questo vedo collegata la Presidente Zani, che ringrazio, la Dirigente Paltrinieri, a cui come dire, lascio parola se per caso hanno elementi da aggiungere, ovviamente stante la necessità che sia il Presidente a dare parola. Grazie mille. Grazie a lei, consigliera. A questo punto replichiamo lo schema della precedente istituzione, quindi diamo la parola alla Presidente, Dottoressa Zani. Sì. Per l'illustrazione della relazione, prego. Sì, grazie. Nei limiti di tempo concessi, considerando quello che ha già detto la consigliera Corsi, che ringrazio, volevo solo sottolineare alcune iniziative specifiche che sono state condotte lo scorso anno nell'area diciamo delle politiche sociali e socioeducative. È partito il progetto 50 Special Connettiamoci, che riguarda i giovani in condizione NEET, cioè quelli che non sono né in educazione né in formazione né in impiego, e che è uno dei problemi più urgenti, anche più importanti della nostra realtà metropolitana. È un progetto che ha coinvolto fino ad ora 50 specie, perché sono 50 le persone contattate e che hanno aderito a questo progetto, che è partito a ottobre dell'anno scorso e che durerà tutto il 2024. Questa è un'iniziativa che viene condotta, in cui il Minguzzi è partner, capofila il Comune di Bologna insieme ad altre cooperative, e viene realizzato nell'ambito del protocollo regionale sul tema appunto dei NEET.
Altre iniziative importanti, come il Presidente Cimma conosce bene, è stato il Festival della Cultura Tecnica, perché il Minguzzi è stato, c'è stata la responsabilità scientifica del ciclo all'interno del Festival della Cultura Tecnica, del ciclo sulle diseguaglianze, We Have a Dream, che ha, in cui abbiamo realizzato 9 incontri, 7 in uno per ogni distretto della città metropolitana e 2 a livello più centrale. Questo è stato sono stati momenti molto importanti di coinvolgimento, di diffusione del festival, di coinvolgimento delle diverse realtà locali. E, per quanto riguarda il tema disabilità, è già stato detto questo, il laboratorio Abitare Molto Sociale, ma c'è stato anche un lavoro fatto sul rinnovo dell'accordo di programma per l'inclusione scolastica, che ha portato ad una la formulazione di un documento poi rimasto, come dire, ancora in attesa, e in attesa adesso comunque sarà da riprendere, perché sono già stati approvati alcuni decreti attuativi della legge di riferimento sul tema. E infine, per quanto riguarda il welfare culturale, mi piace sottolineare nell'ambito del Teatro Salute Mentale la realizzazione di un convegno nazionale che è stato fatto l'11 di dicembre all'Arena del Sole, convegno nazionale sul tema To be, l'acronimo di Il teatro offre bellezza e emancipazione, cui hanno partecipato 150 persone circa da tutta Italia, perché è stato proprio un convegno nazionale, verso la costituzione di una rete nazionale dei teatri della salute mentale e la presentazione, diffusione e sottoscrizione di un manifesto per il teatro per la salute mentale, un'iniziativa che fa parte di un protocollo, anche questo regionale, con l'assessorato alla salute, l'assessorato alla cultura della Regione Emilia Romagna, l'istituzione Minguzzi e l'associazione Arte e Salute. Infine, per quanto riguarda gli archivi, la mostra Il coraggio di cambiare, il welfare a Bologna negli anni 70, realizzato insieme alla rete Archivi del Presente, che coinvolge 15-18 archivi cittadini e metropolitani, una mostra che si è realizzata sia presso i Roncati, poi a Palazzo da Curzio, poi all'Assemblea Legislativa, e attualmente è in corso un tracking fra gli archivi, quindi iniziative che proseguono. È stato anche realizzato un festival della rete dei teatri solidali, la quarta edizione, con 12 laboratori in 5 comuni del territorio metropolitano. E, per quanto riguarda la salute mentale, la consigliera ha già ricordato tutta l'attività per il budget di salute, per il monitoraggio sulla sperimentazione del budget di salute nei distretti. Ricordo anche che il Minguzzi sta seguendo tutta la metodologia, ha seguito, parliamo del 23, ma sta ancora seguendo tutte le iniziative legate all'applicazione della metodologia del recovery e del Recovery College nelle diverse realtà dell'azienda USL di Bologna, e si fa anche in quella di Emilia. E in più prosegue il monitoraggio sull'implementazione degli ESP, degli esperti per esperienza, che stanno andando a costituire una rete nazionale. Vabbè, un po' di corsa, ma insomma credo che abbia dato un'idea un po' del range delle iniziative, dalla salute mentale, che è appunto un po' il nostro cuore, alle politiche sociali, socioeducative, al welfare culturale. Io la ringrazio molto, mi dispiace dover fare la parte del cattivone, ma purtroppo mi hanno dato questo ruolo e lo devo esercitare. E quindi niente, la ringrazio ancora, molto, molto chiaramente, tutto sommato, insomma, abbiamo capito. E quindi a questo punto darei la parola alla dottoressa Faltrinieri per eventuali altri elementi. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Molto rapidamente, rispetto alla situazione contabile, do due elementi così per completezza, anche in coerenza con l'altra istituzione Villa Smeraldi. Allora, per quanto riguarda il rendiconto della gestione 23, si è chiuso in equilibrio con un avanzo di competenza di 59.200 euro, e nel corso dell'anno 2023 sono state anche utilizzate le risorse di avanzo che erano, diciamo,
relativa a precedenti annualità e sulle quali insomma c'era stato un invito a utilizzare le risorse, quindi insomma ci stiamo mettendo in linea da questo punto di vista. Le entrate sostanzialmente derivano da trasferimenti correnti da parte di altre pubbliche amministrazioni, in particolare abbiamo naturalmente il fondo di dotazione di città metropolitana che sono pari a 57.000 euro per le attività dell'istituzione Minguzzi in primis, i trasferimenti da parte dell'azienda USL di Bologna per la realizzazione di due progetti sostanzialmente, sia il progetto Sostengo sull'amministrazione di sostegno che il progetto Teatro e Salute Mentale, cui faceva accenno prima la presidente dell'istituzione Bruna Zani, per un totale di 35.000 euro, quindi di trasferimento che riceviamo appunto dall'azienda ASL, e riceviamo un trasferimento dal Ministero della Cultura pari a 4.232 euro per acquisto dei libri in biblioteca. Tutto questo cuba un bilancio relativo appunto all'anno 2023 96.232 euro, quindi questo è stato sostanzialmente il nostro bilancio. Rispetto alle spese abbiamo avuto naturalmente in coerenza con le attività che sono state elencate prima, sia attività per la gestione e l'apertura diciamo così della biblioteca Gentili presso l'istituzione Minguzzi, azioni invece di acquisti di beni rispetto a giornali, riviste e pubblicazioni, ovviamente relative al mantenimento della biblioteca e al suo aggiornamento. Abbiamo affidamento di servizi per la realizzazione del servizio Sostengo, cui ci parlavamo prima, e il progetto Teatro Salute Mentale, l'affidamento di un servizio per le attività legate a politiche giovanili, adolescenti e NIT, quello che appunto citavamo in precedenza, così come sempre un servizio di supporto per le politiche diciamo così a rischio di esclusione sociale e disabilità, con un focus specifico sull'abitare rispetto al progetto che veniva presentato. Dopodiché abbiamo trasferimenti invece per la convenzione nell'ambito del progetto Sostengo, con un ammontare molto contenuto, ma anche questo, e anche trasferimento e contributi per promozione delle attività artistico-teatrali attraverso la pubblicazione di una avviso pubblico sempre nell'ambito della salute mentale. Questo in estrema sintesi per dirvi insomma qual è lo stato del bilancio e rendiconto 2023 dell'istituzione Minguzzi. Perfetto, ci sono domande da parte dei consiglieri? Non ci sono domande, per cui io ancora ringrazio ancora una volta dottoressa Zani, dottoressa Paltrinieri, ma anche, come nel precedente caso, anche tutte le persone impegnate nel lavoro di questa istituzione. E passerei a questo punto al punto successivo, che è l'approvazione del punto numero 6, l'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2023 e allegati, e illustra il consigliere delegato Veronesi, al quale dà la parola. Sì, Presidente, grazie. Io mi rimetto al vostro prudente apprezzamento circa l'esposizione del punto, nel senso che l'ho già esposto molte volte, quindi se voi sentite il bisogno che io ve lo riesponga, lo faccio più che volentieri. Se magari, insomma... Colgo al volo questo punto. Se qualche consigliere desidera che il punto venga riesposto, il delegato Veronesi è a sua immediata disposizione. Esatto. Ma nel caso in cui nessuno ponga la questione, essendo effettivamente stato già diverse volte ragionato il punto, io ringrazio anche la dottoressa Garbato che è qui presente con noi per la disponibilità, ma se a questo punto diciamo che non ci sono particolari chiarimenti da chiedere, io coglierei la proposta del delegato Veronesi e darei per trattato anche questo punto. Ci sono obiezioni da parte dei consiglieri? Non mi pare, per cui io ringrazio sia il delegato Veronesi che la dottoressa Garbato e passerei al punto 7, ovvero le modifiche statutarie relative al GAL dell'Appennino bolognese, che ci illustra la dottoressa Agriesti, che ha la parola, prego. Buongiorno a tutti. La città metropolitana, come sapete, è socio del GAL e partecipa alla società
con una quota di 7.872,40 corrispondente all'11,43% del capitale sociale fissato attualmente in euro di 68.893. È importante evidenziare che il GAL è sì una società a partecipazione pubblica, però è una società a maggioranza privata, forse l'unica società a maggioranza privata che detiene la città metropolitana, in quanto i soci pubblici detengono il 48,97% del capitale sociale, mentre i soci privati detengono il restante 51,03%. Spendo due parole per fotografare un attimo il GAL per capire anche il contesto in cui si vanno a inserire le modifiche statutarie. Il GAL, lo conoscete tutti, riveste carattere strategico in quanto è l'unico strumento di partenariato pubblico e privato previsto dalla programmazione europea per l'utilizzo dei fondi leader che passano, come ben voi sapete, dalla regione attraverso il PSR, ed è coerente con quelle che sono le politiche per la promozione e crescita, insomma, del territorio dell'area metropolitana e in particolare del territorio appenninico, appunto per questo si chiama GAL dell'Appennino bolognese. È importante evidenziare che è finita la programmazione leader, quella che andava dal 2014 al 2020, anche se ci sono state poi altri due anni di proroga da parte quindi della regione, perché a seguito quindi del Covid. Però adesso si parla della nuova programmazione leader che è 2023-2027 ed è importante perché recentemente la regione, con la determina dirigenziale di marzo 2024 che riguarda l'approvazione delle strategie di sviluppo locale, ha assegnato al GAL dell'Appennino bolognese 12.649.279 euro, che è la cifra più alta in assoluto di tutti i GAL della regione Emilia-Romagna, quindi molto probabilmente quindi ha premiato quella che è la qualità della strategia e le proposte che sono state avanzate quindi dal GAL, che sicuramente consentirà di ampliare ancora di più l'attività e quindi di concreto sostegno al territorio appenninico per risolvere quindi alcune problematiche legate proprio a questo territorio. Detto questo, il Consiglio di amministrazione quindi ha previsto di convocare una assemblea per il 29 per l'approvazione di alcune modifiche statutarie che sono in armonia con la nuova programmazione e lasciano immutata quella che è la struttura generale dello statuto e non comportano oneri a carico dei soci. Queste modifiche sono dirette sicuramente a un miglioramento del modello organizzativo e sono caratterizzate da una maggiore chiarezza dello stesso statuto e nel contempo anche a un'ulteriore semplificazione di quelle che sono le procedure decisionali della società. Le modifiche più rilevanti in realtà sono due, perché le altre riguardano più un miglioramento del modello organizzativo e sono proprio di carattere formale, mentre diciamo quelle più rilevanti sono quelle che riguardano lo scopo, cioè l'oggetto sociale, e quelle che riguardano il consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda lo scopo, c'è stata quindi l'introduzione di una migliore articolazione di quelle che sono le attuali previsioni dello statuto per renderlo più aderente a quelle che sono effettivamente le attività svolte dal GAL, tenuto conto che nell'attuale testo le attività non risultavano declinate in ordine di priorità con l'attività principale del GAL, che qual è l'attività principale del GAL? Riguarda la gestione della programmazione lì. Infatti, se voi vedete quindi all'articolo 4, quindi nel primo comma, è stato proprio evidenziato la priorità della gestione della realizzazione dei programmi leader. Questa modifica, quindi sono state declinate in modo più preciso le attività, è anche importante perché permetterà una migliore definizione
del relativo codice ATECO, che è quello che riguarda le attività, come voi ben sapete, le attività svolte da ciascuna società. Se voi solo pensate che adesso il codice ATECO, cui è inquadrato il GAR, è pubbliche relazioni e comunicazioni, cioè solo questo, quindi potete immaginare che si è reso necessario declinare nel miglior modo le attività svolte dal GAR. È molto importante anche evidenziare che per quanto riguarda invece il Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione che attualmente è composto dal numero di 3 componenti al massimo di 7 componenti. E c'è un numero minimo e un numero massimo, perché poi sarà l'assemblea nel momento della decisione della nomina del consiglio di amministrazione individuare il numero. Attraverso con la nuova programmazione il CDA ha fatto una nuova proposta in ordine al numero dei consiglieri di amministrazione e che ha previsto un aumento del numero massimo, quindi passando da 7 a 11, lasciando inalterato il numero minimo, che è sempre di 3. Chiaramente in questa forchetta, come ho già detto prima, anche in questo caso sarà l'assemblea a decidere il numero esatto dei consiglieri, che ne devono essere il numero sempre di dispari, proprio perché per procedere con le decisioni. Ma perché hanno proposto questo aumento del consiglio di amministrazione? Il numero quindi l'aumento del consiglio di amministrazione è stato dovuto in particolare all'elevato numero dei soci, che sono 22 soci, di cui 8 pubblici e 14 privati, e anche dalla tipologia di società di gestione dei fondi leader, che comporta ovviamente l'esigenza che il consiglio di amministrazione deve esprimere una rappresentanza di tutti gli interessi del territorio, e come del resto richiesto anche dalla programmazione 2023-2027, che richiede un ampio coinvolgimento del partenariato societario. Volevo evidenziare che con la nuova programmazione i beneficiari sono aumentati, perché prima si rivolgeva soprattutto a quello che erano le imprese agricole, adesso è stato allargato anche al settore dei servizi, artigianato, commercio, quindi richiedendo un maggiore coinvolgimento delle associazioni di riferimento. E questa modifica è comunque coerente con quelle che sono che il testo unico sulle società partecipate, che è diretto soprattutto a quelle che sono le società a maggioranza pubblica. Come già ho detto, il GAL rientra quindi nelle società a maggioranza privata. Tra l'altro i componenti non percepiscono alcun compenso in merito. Inoltre volevo aggiungere un'altra argomentazione, perché gli attuali componenti, che sono come ho detto 7 e che per garantire la maggioranza ovviamente privata sono 3 a maggioranza espressione dei pubblici e 4 espressione dei privati, però in realtà da 7-8 anni era stato previsto anche un coinvolgimento degli invitati permanenti integrativi, che erano il numero di 5, cioè era stato creato un espediente per allargare la partecipazione a coloro che non entravano nel Consiglio metropolitano. E questi 5 invitati permanenti in realtà erano indicati dai seguenti soci: Unione Save Naitica, Consorzio della Bonifica Renana, il CNA Bologna, Confagricoltura Bologna e la Banca Felsinia Cooperativa. Chiaramente che cosa succedeva? Che è vero che questi invitati permanenti, questo espediente, cioè, a un certo punto sicuramente avevano un risultato positivo, perché comportavano un arricchimento delle argomentazioni a supporto delle decisioni che doveva prendere il Consiglio di Amministrazione. Però chiaramente non risultava pienamente adeguato a quelle che sono le esigenze, anche perché ovviamente questi non avevano l'esercizio del diritto di voto, non avevano quindi la responsabilità
che fa capo ovviamente ad ogni componente del consiglio di amministrazione e che hanno il dovere, insomma, tutte le responsabilità e tutte le decisioni che hanno il dovere e il potere di assumere. E quindi diciamo che c'era questo limite. E quindi si è preferito allargare, cioè proporre l'allargamento del consiglio di amministrazione, tenuto anche conto di superare questo gap, diciamo, rispetto a quelli che non partecipavano al consiglio di amministrazione, ma anche perché, come vi ho detto, la programmazione leader richiede un allargamento, una maggiore partecipazione del partenariato sociale, proprio perché ho detto che non è allargato solo al settore dell'agricoltura, ma è allargato anche ad altri settori, e poi soprattutto questi componenti non percepiscono alcun compenso, come ormai da prassi consolidata. Per cui quindi si è cercato quindi di formulare questa nuova proposta, lasciando ovviamente sempre all'assemblea poi alla fine determinare il numero preciso degli amministratori, che, come ho detto, devono essere sempre dispari. Quindi se sono aumentati quindi da 7 a 11 possono essere, magari può confermare il 7, può confermare il 9, possono essere 11. Le altre modifiche, diciamo, che sono più di carattere proprio formale e che sono diretti al miglioramento del modello organizzativo, per esempio per quanto riguarda, in caso di esclusione, in tema di modalità di liquidazione della quota, quindi nel caso che vengono accresciute ai soci, perché i soci non li vogliono comprare, perché i terzi non sono interessati o quei terzi interessati non sono di gradimento del CDA della società, e allora in questo caso c'è l'accrescimento ai soci, però anche in questo caso bisognerà sempre rispettare quello che è il criterio principale, che ai sensi di legge, che la maggioranza deve essere privata. Quindi quindi si è cercato di creare una coerenza fra queste due previsioni. Poi gli altri, e poi anche in caso di sempre in caso di esclusione, è stato previsto che il rimborso della quota sociale avverrà al netto praticamente degli obblighi di pagamento inadempiuti, perché chiaramente se un soggetto viene escluso, perché una delle motivazioni perché viene escluso è perché non paga, ovviamente. Poi le altre riguardano quindi delle modifiche veramente di carattere formale, per esempio in caso di trasferimento di quote sociali si è aggiunto nella comunicazione può essere fatta tramite PEC e non soltanto tramite raccomandata con avviso di ricevimento. E poi si è introdotta la possibilità di svolgere le assemblee, i consigli di amministrazione in videoconferenza come modalità ordinaria, perché sapete che questa è stata introdotta con il Covid ed è sempre stata poi prorogata con la normativa. Però se non ci fosse la normativa, poi se non la inserisci nello statuto non si possono applicare queste previsioni. E poi l'ultima previsione riguarda l'introduzione di un unico regolamento per il funzionamento della società, per esigenza di semplificazione, perché quelli che erano precedentemente erano collegati soprattutto alla precedente programmazione. Chiaramente si chiede l'immediata eseguibilità, perché occorre consentire la partecipazione del sindaco suo delegato all'assemblea del 29 aprile. Grazie. Bene, quindi se capisco bene, in sostanza una modifica di un oggetto e un aumento del numero dei consiglieri, in buona sostanza. Grazie mille. E chiedo se ci sono domande su questo punto, ringraziando come al solito l'avvocato Gresti per la consueta precisione e dettaglio. Non ci sono domande. Quindi a questo punto ringrazio la dottoressa Gresti ed ho per trattato il punto, licenziandolo per il Consiglio, e passerei al punto 8, ovvero l'autorizzazione alla modifica della servitù a favore di Terna S.p.A. relativa alla variante all'esistente elettrodotto aereo numero
eccetera, eccetera, insomma tutta una serie di numeri e di altre cose che ci illustrerà il consigliere delegato Crescimbeni, assistito dal dottor Martelli. Prego. Buongiorno a tutte e a tutte. Non so se l'ingegner Martelli è presente, comunque il tema tratta all'interno degli interventi del nodo di Rastignano. Si tratta semplicemente di, in questo modo, di modificare una convenzione perché ci passa un elettrodotto e quindi questo atto che ho fatto attraverso... Andato via l'audio. Non ti sentiamo più, Paolo. Secondo me è spinto il... Ecco, bravo. Mi senti? Sì, no, vi dicevo che l'atto riguarda innanzitutto l'opera del nodo di Rastignano, dove deve essere spostata una linea di alta tensione, proprio perché c'è questo spostamento, quindi anche il diritto di passaggio, tutto cambiano in questo caso le proprietà. Viene previsto in questo atto che una cifra in denaro, per cui la città metropolitana andrà facendo un atto notarile a definire appunto le condizioni dei nuovi passaggi del servizio necessario, di cui è necessario lo spostamento. Questa è la sintesi dell'atto. Poi se l'ingegnere Martelli vuole aggiungere qualcosa. No, la sintesi è assolutamente corretta. Se ci sono delle domande rimango in attesa. Grazie, ma sì, direi che si tratta sostanzialmente di un fatto particolarmente tecnico, ma se ci sono domande da parte dei consiglieri, molto volentieri. Non ci sono domande da parte dei consiglieri, quindi diamo per trattato anche questo punto. Ringrazio il consigliere delegato e il dottor Martelli. E passo al punto 9, ovvero la integrazione e deliberazione del Consiglio metropolitano, commissioni consiliari, individuazione dei componenti e distribuzione dei voti assegnati. Illustra la dottoressa Monari, prego. Grazie di nuovo Presidente. Questa delibera fa seguito a quella precedente in parte di surroga del consigliere Vaciglieri, perché l'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano, come noto, istituisce le commissioni consiliari permanenti, prima e seconda. In attuazione del disposto del terzo comma di questo articolo, il Consiglio metropolitano, già con delibera 7 del 2022, su designazione nominativa dei capigruppo, ha determinato il numero dei componenti e la distribuzione dei voti da assegnare a ciascuno dei gruppi, tenuto conto del fatto che ogni consigliere ha diritto a essere designato come componente effettivo in almeno una delle commissioni consiliari. In ragione appunto della surroga del consigliere Vaciglieri con il consigliere Vacchi e anche dell'adesione del consigliere Carapia al gruppo consigliari Uniti per l'Alternativa, la capogruppo del gruppo Uniti per l'Alternativa, consigliera Bertoni, ha fatto pervenire la designazione dei consiglieri Vacchi e Carapia, entrambi come componenti tanto della prima quanto della seconda commissione consiliare. Quindi con questa delibera il Consiglio approva queste due designazioni, fermo restando per tutto il resto quanto già disposto con la delibera consiliare 7 del 2022. Anche in questo caso, come per la surroga, si chiede di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza, diciamo, di provvedere all'attività di funzionamento delle commissioni prima e seconda, anche in vista delle prossime sedute calendarizzate. Se ci sono dubbi. Perfetto, no, grazie, mi sembra tutto molto chiaro. Chiaramente con la sostituzione dei consiglieri, insomma, sono stati alcuni passaggi formali necessari.
Quindi se non ci sono domande, come credo, essendo anche questo un punto meramente tecnico, io passerei anche in questo caso al punto successivo, sempre a cura della dottoressa Monari, che riguarda il rinnovo con modifiche della convenzione per l'esercizio mediante ARPAE Bologna delle funzioni attribuite alla città metropolitana in materia ambientale, articolo 1,85, lettera A, legge 56 del 2014. Prego, dottoressa Monari. Sì, su questo punto è una delibera che vede coinvolto il Consiglio già a partire dal 2016, siamo di fronte all'ottavo rinnovo di questa convenzione, per effetto della legge 56 e poi della legge regionale 13 del 2015 di riordino delle funzioni della città metropolitana e degli enti di area vasta, è stato previsto, diciamo, è stata individuata, è stato previsto da un lato che spettino alle città metropolitane le funzioni amministrative in materia di tutele, valorizzazione dell'ambiente e dell'energia per gli aspetti di competenza. Con legge regionale, appunto, è stata individuata la forma dell'agenzia ARPAE come il modello organizzativo idoneo ad assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione di funzioni di elevata complessità, quali sono quelle ambientali ed energetiche, e dunque è stato previsto che mediante ARPAE eserciti queste funzioni, comprese quelle precedentemente conferite alle province. La legge 13 ha altresì previsto che, sempre mediante ARPAE, la città metropolitana e le province possano esercitare le funzioni attribuite loro dall'articolo 1,85 lettera A della legge 56. A partire dal 2016, quindi, la città metropolitana, in considerazione del fatto che col 1 gennaio 2016, oltre alle funzioni in materia ambientale, erano state trasferite alla Regione anche tutte le strutture tecniche che avevano le competenze specifiche, si è avvalsa di questa facoltà e quindi ha approvato lo schema di convenzione per esercitare tramite ARPAE in particolare queste funzioni: il controllo della gestione dei rifiuti e le relative sanzioni, la bonifica dei siti contaminati, l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata, degli autosmaltitori in procedura semplificata e l'accertamento delle violazioni relative al tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Con questo atto si propone, da un lato, in continuità, di confermare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni in materia ambientale ad ARPAE per un ulteriore anno, questi rinnovi sono stati tutti annuali, considerando appunto che ARPAE possieda le competenze professionali qualificate e necessarie. Tuttavia, con questa convenzione, e per il dettaglio eventualmente è presente, vedo l'ispettore Tentoni che può dare chiarimenti, con questa un'occasione, diciamo, di questo rinnovo si è ritenuto di proporre ad ARPAE, la quale ha convenuto, una modifica, diciamo, e quindi sostanzialmente con questa modifica la città metropolitana si riappropria, diciamo così, e riesercita in proprio il controllo sulla gestione dei rifiuti e relative sanzioni, limitatamente però agli illeciti amministrativi che vengano accertati dal corpo di polizia locale. A questa ripresa in carico, diciamo, delle funzioni corrisponde anche il fatto che, oltre al potere di accertamento, c'è anche ovviamente il conseguente incasso delle sanzioni che da questa attività derivano e che sono state stimate dal corpo di polizia in un importo presunto annuale pari a 35.000 euro e che verranno poi accertati su un apposito capitolo di bilancio che verrà istituito con la prima variazione di bilancio utile. La convenzione per il resto non prevede corrispettivo economico,
Il rinnovo si perfezionerà con deliberazioni conformi al contenuto di questa delibera consiliare, che poi dovrà essere adottata anche da ARPAE e dalla Regione Emilia-Romagna, che avranno in ogni caso effetto efficacia retroattiva alla scadenza della convenzione fissata al 2 maggio, anche ove adottate dalla Regione ed ARPAE in tempi successivi. Su questo, anche su questa delibera, si rende necessario dichiarare l'immediata eseguibilità per garantire la continuità delle funzioni ambientali svolte, in istante appunto la prossima, ormai prossima scadenza a 2 maggio della convenzione attuale. Grazie. Perfetto, molto bene. Ci sono domande da parte dei consiglieri? O eventualmente ci sono integrazioni che l'avvocato Tentoni e il dottor Fulgaro vogliono fare? Non mi pare ci siano domande. Quindi a questo punto darei per licenziato anche questo elemento per i lavori del Consiglio. Ringrazio la dottoressa Monari e ringrazio per la loro silente disponibilità, l'avvocato Tentoni e il dottor Fulgaro. E a questo punto passerei all'oggetto numero 11, ancora a carico della dottoressa Monari, sull'integrazione e le nomina di componenti effettivi e supplenti di alcune sottocommissioni elettorali. Prego. Grazie, anche qui molto brevemente, come anticipato nella commissione consigliare scorsa, a seguito dell'accorpamento delle sottocommissioni elettorali disposto con decreto del Presidente della Corte d'Appello, la città metropolitana aveva già provveduto, diciamo così, a nominare, a designare i componenti effettivi e supplenti della commissione elettorale di Bologna e di quelle e delle sottocommissioni elettorali a accorpate. Aveva già trasmesso la delibera. Come è noto, alcune delle sottocommissioni erano risultate, diciamo, non complete, perché la città metropolitana compete designare 3 componenti effettivi e 3 supplenti. Tuttavia, nonostante l'attività, diciamo, di richiesta di conferma delle disponibilità manifestate, le persone già inserite negli elenchi, e nonostante l'avviso pubblico pubblicato, non si era riusciti a individuare un numero sufficiente. Per cui, pur fermo restando che la prefettura aveva dichiarato di essere disponibile a coprire con i propri funzionari i posti vacanti, tuttavia, accogliendo una sollecitazione del Presidente della Corte d'Appello, si è ritenuto di provvedere a pubblicare un nuovo avviso all'albo pretorio e nell'apposita sezione del sito per raccogliere, diciamo, ulteriori e nuove candidature. In esito, l'avviso è tuttora pubblicato, non ha scadenza e quindi potranno pervenire, diciamo, candidature successive. Tuttavia si rende necessario deliberare in questo momento, perché poi, in vista delle prossime elezioni, le attività delle commissioni debbono iniziare già i primi giorni di maggio. Per effetto, diciamo, dell'ulteriore avviso e di ulteriori candidature pervenute, sono state, diciamo, integrate sottocommissione prima, relativa a Reno Navino Samoggia, con 2 nuovi componenti, e la terza sottocommissione San Lazzaro di Savera con 3 nuovi componenti. Inoltre, dopo l'approvazione della delibera consiliare di marzo, era pervenuta una conferma tardiva di un'altra candidata, che riguardava la sottocommissione della Pianura Est, la quale tuttavia aveva già visto coperti i ruoli di effettivo e supplente, e quindi è stata inserita tra i candidati disponibili, diciamo, in caso a cui ricorrere in caso di sostituzione per dimissione o impedimento dei titolari e dei supplenti. Pertanto, con questo atto
si provveda a integrare, a nominare i nuovi candidati che hanno presentato domanda, a integrare quindi gli elenchi e da trasmettere successivamente alla prefettura. Segnalo unicamente che per la sottocommissione prima, Reno Lavino Samoggia, sono pervenute due ulteriori candidature, entrambe come componenti effettivi. Poiché però c'erano già due componenti effettivi e uno solo poteva essere designato, si propone al Consiglio, in analogia col criterio utilizzato con la delibera di marzo, diciamo, di individuare come componente effettivo quello con maggiore età e come supplente quello più giovane, e quindi in questo senso va la proposta di delibera. Anche qui si richiede di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile proprio per l'urgenza di provvedere alla trasmissione alla prefettura e ai conseguenti adempimenti in vista delle elezioni. Vi ringrazio. Molto bene, grazie mille per questo lavoro veramente dettagliato, e diamo per, credo non ci siano domande su questo tema, ma nel caso in cui siamo qua a disposizione. Altrimenti diamo per validato per il Consiglio anche questo punto e passiamo all'ultimo punto che ci illustra l'ingegnere del piano sugli indirizzi per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di linea del bacino bolognese, delle linee tranviarie rossa e verde, tratto nord, e dei nuovi servizi afferenti alla rete portante del TPL metropolitano. Grazie, e a lei la parola. Spero che mi sentiate. Sì, assolutamente. Quindi. Allora, si tratta di un atto di una certa rilevanza, perché in questo modo noi riusciamo ad avere per i prossimi 4 anni una prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico con la società TPB, di cui TPER è la principale componente, e servizi di trasporto pubblico con lo stesso contratto che oggi è in vigore. Che è in vigore dal 2011. Si tratta di una proroga di 4 anni, 2+2, 2 anni motivati da una sorta di valutazione dell'emergenza che la legge permette di sostenere ai fini di valutazione dell'emergenza, che la legge dice che nel caso in cui siano dimostrate come reali, è possibile pensare che il contratto possa essere ampliato di 2 anni, e altri 2 anni invece perché abbiamo una serie di indicazioni di carattere giuridico che a seguito del Covid e di quello che è avvenuto rispetto alle recenti vicende della pandemia portano a valutare che per altri 2 anni è possibile svolgere fare una prosecuzione del contratto. Quindi sarebbero 2+2, 2+2 si arriva al 29 febbraio 2028. Quindi la prosecuzione di questo contratto arriva al 29 febbraio 2028. La delibera però non assume solo questa decisione, ne assume una seconda, e cioè dà mandato all'Agenzia della Mobilità SRM che la proroga è concessa a condizione però che da subito si inizi a valutare le attività da svolgere per la gara che nel 2028 dovrà avere conclusione. Siccome il 2028 è vicina, SRM avrà questo compito. Altro elemento importante di questa decisione è che questa proroga sarà accompagnata da un PEF, Piano Economico Finanziario, nei quali sono definiti tutte le attività di servizi che questa proroga garantirà, e come vedete dal titolo stesso, uno dei servizi principali che la proroga dovrà affrontare in maniera finanziaria, quindi dentro il piano economico finanziario, è l'attivazione delle linee tranviarie rosse e verde tratto nord, perché dal 1 gennaio 2027 avremo l'attivazione di entrambe le linee.
Sapete che i cantieri della linea rossa sono attivi già da tempo, i cantieri della linea verde invece entreranno in attivazione entro l'estate. I lavori saranno consegnati entro l'estate. Noi abbiamo inserito anche altri argomenti relativi sempre a quello che accadrà nei prossimi anni sul trasporto pubblico. Certamente le due questioni principali sono quella del metrobus e dei servizi di adduzione, e poi altre questioni che hanno a che fare con luoghi di particolare rilevanza come l'interporto o comunque come diciamo, l'ambito nord del nostro territorio che ha una domanda di trasporto pubblico molto elevata. L'argomento è molto ampio, veramente molto ampio, però credo che le questioni principali siano quelle che ho detto adesso. Perfetto, sì, è un tema, come dicevo in premessa, chiaramente molto, molto, molto importante. E ci sono domande a riguardo? Non ci sono osservazioni su questo tema. E Sara Corsi, prego. Grazie mille. Volevo semplicemente, come dire, ringraziare anche il settore per avere comunque preparato un documento che mi pare molto chiaro anche in riferimento a queste tempistiche che, come dire, evidenziava l'ingegner Del Piano nell'arrivare a come dire, quella che sarà la sottoscrizione poi del 2028, quindi di una nuova gara. Tengo a sottolineare, perché credo insomma utile, che anche riferimento a il documento stesso ci permette di avere quello che è il quadro di tutte le linee di lavoro in essere dal punto di vista della mobilità, e quindi credo che come dire, l'altro elemento importante su cui oggi comunque ci viene richiesto di esprimere un voto tiene conto anche di questo, di un impegno proprio in riferimento anche alla mobilità del nostro territorio. E l'altro elemento credo importante, come dire, debba essere evidenziato il fatto che ci si impegna anche ad avere un monitoraggio non ulteriori ai 6 mesi, e questo sicuramente in questi tempi diciamo anche congestionati, in cui su alcuni temi 6 mesi possono essere davvero come dire veloci a passare, credo che però sia un elemento insomma di impegno reale a il mantenimento e al dar conto anche di quella che è appunto oggi la proroga, quindi semplicemente insomma per attestare la validità del documento anche da un punto di vista proprio di analisi di quello che sta succedendo. Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Bene, mi pare che non ci siano altri interventi, quindi ringraziamo l'ingegnere Del Piano e a questo punto, non esistendo altri punti in trattazione, do per approvato, non avendo ricevuto osservazioni, il verbale relativo alla commissione consigliare prima e seconda seduta congiunta del 13 di marzo del 24. Ringrazio tutti gli intervenuti e mi scuso se sono dovuto essere un po' stringente sui tempi, ma insomma, come avete visto abbiamo dovuto trattare tutta una serie di questioni, per cui darei per terminata la commissione alle ore 14:45. Grazie a tutti, ci vediamo al consiglio. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.